Inizierei con Bruno Frattasi, prefetto, capo gabinetto del Ministro dell'Interno, amico carissimo che, voglio ricordare, partecipò ai lavori della commissione Fiandaca che ha dato vita al 34 bis. No, non ti pentire. No. quindi era capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Interno a quell'epoca, quindi un po' è dentro questi argomenti da sempre, per ragioni professionali, ma anche con l'ottica dello studioso e del riformista. Prego Bruno, grazie di essere Grazie a voi e buongiorno a tutti, saluto tutti i partecipanti, gli illustri relatori, e il prefetto di Palermo, l'amico Orlani, la dottoressa De Simone, che praticamente è una cara amica perché è stata con me in consiglio direttivo dell'Agenzia dei Beni Confiscati, che è stato uno degli ultimi incarichi, anzi il penultimo incarico che ho ricoperto prima di, diciamo, essere chiamato dal ministro Lamorgese a fare il capo di gabinetto del suo ufficio di diretta collaborazione. Ecco, io sarò brevissimo, secondo il suggerimento che ci ha dato il coordinatore di questi lavori, il professore, l'amico Costantino Visconti. Le informazioni interdittive antimafia sono uno strumento prezioso, questo non c'è dubbio. Uno strumento prezioso che ha consentito in molti casi di superare delle difficoltà che altrimenti avrebbero determinato un grave danno al paese, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista reputazionale. Io penso soltanto, faccio questo esempio, al lavoro che si svolse 6 anni fa in occasione di Expo 2015, quando io ero ancora coordinatore del Comitato Alta Sorveglianza Grandi Opere e i lavori, diciamo, di predisposizione per l'area espositiva di Milano erano ancora in itinere, e noi costruimmo un sistema, diciamo, di prevenzione amministrativa che riuscì a intercettare tentativi che pure furono fatti per infiltrarsi nel sistema, diciamo, di allestimento dell'area espositiva di Milano. Oggi se ne parla con riferimento alle misure di sostegno alle imprese per il PNR, se ne parla anche in relazione a quelle che saranno poi, diciamo, l'impiego di queste risorse. Se ne è parlato anche di recente in relazione alle forniture medicali in connessione con l'esplosione della pandemia e come ricorderete, il sistema delle white list è stato, che è un sistema di prevenzione amministrativa che vede tutta la rete delle prefetture coinvolte, è stato implementato proprio con la ulteriore creazione di una lista, di un elenco di operatori che operano nell'ambito delle forniture medicali, delle forniture sanitarie, proprio perché si temeva che la propagazione del virus e del contagio con le connesse discendenti necessità di approvvigionamento di medicinali, mascherine, diciamo, dispositivi di protezione sanitaria potessero, diciamo, ecco, costituire la nuova forma di business per le organizzazioni criminali, e quindi si è ampliato il novero di quelle attività che possono essere suscettibili, anzi vengono a rientrare in quel catalogo di attività sensibili, vulnerabili, per le quali tempo fa, come ricorderete, vennero costituite in tutta Italia attraverso poi la legge, cosiddetta legge Severino, furono allargate un po' ovunque le white list per le attività, soprattutto nel settore edilizio, che erano suscettibili di penetrazione criminale. Le informazioni prefettizie, quindi, non c'è dubbio che hanno avuto una grande ruolo, hanno svolto un grande ruolo. Certo, sono state anche attaccate per profili di criticità che presentavano, e io devo dire che quei profili di criticità sono stati in parte emendati, in gran parte emendati. Quali erano questi profili di criticità? I profili di criticità erano nel fatto che questa informazione veniva all'esito di un procedimento amministrativo che non vedeva coinvolto la parte, l'operatore economico che subiva questa misura. Erano costituite dal fatto che c'era una, diciamo, ergastolo a vita, si diceva un fine pena mai,
per l'operatore che veniva colpito, e questo non è vero, perché sappiamo che le informazioni antimafia sono in qualche modo, anzi sicuramente sono giustiziabili, perché sono atti amministrativi che vengono portati alla cognizione del giudice amministrativo. E volevo ricordare l'opera fondamentale che è stata svolta dal Consiglio di Stato per quello che riguarda la tipizzazione delle forme, la terza sezione del Consiglio di Stato, la meritoria attività della terza sezione del Consiglio di Stato. Ci sono delle sentenze fondamentali del Consiglio di Stato che hanno tipizzato le forme, diciamo, di infiltrazione, dalle quali, le forme sintomatiche dalle quali il prefetto può ragionevolmente dedurre, secondo il principio della probabilità cruciale, cioè della più probabile che non, può dedurre l'esistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa in una compagine imprenditoriale. Certamente ha svolto un ruolo fondamentale in questo anche la normativa che si è evoluta. Io ricordo soltanto che nel codice antimafia, articolo 93,7, vado a memoria, è stato introdotto per la prima volta il contraddittorio con l'operatore economico che può essere colpito dall'informazione interdittiva. Certo, è poca roba ancora e va perfezionata, questo ne siamo assolutamente consapevoli, così come va accolto il monito della Corte Costituzionale. Nell'ultima sentenza, che pure ha tracciato un quadro molto esaustivo riguardo alla legittimità costituzionale dello strumento, faccio riferimento alla sentenza 57 del 2020, sentenza che va letta con riferimento a un altro articolo che mi pregio di aver introdotto io come capo legislativo del Ministero dell'Interno, 89 bis, che ha in qualche modo del codice antimafia, che ha messo in sicurezza, tra virgolette, tende a mettere in sicurezza, non sarei così assertivo, scusate per la presunzione, anche quelle che è l'area dei rapporti privati. Perché io, mi dai un minuto in più, io confesso non avevo questa intenzione, cioè le norme poi camminano, qui abbiamo un maestro con le gambe proprie, al di là delle intenzioni di chi le scrive. L'89 bis, che è quella norma che dice che se tu chiedi una comunicazione e alla banca dati risulta un'informazione, e tu, il prefetto può fare l'informazione in luogo della comunicazione antimafia. Quindi diciamo che è caduto il muro tra comunicazione e informazione antimafia. Quel muro che consentiva, diciamo, ad alcuni pesci, piccoli pescecani della mafia, di poterne, diciamo, tranquillamente stare sotto soglia e poter evitare quindi la fase più saliente del controllo, cioè quella costituita dall'informazione. Io pensavo a quello, pensavo cioè agli appalti, pensavo al sottosoglia. In realtà poi mi sono accorto che poteva essere ricompresa in questo anche tutto il novero degli atti di assenso, le autorizzazioni nulla osta, eccetera, del 67. Cioè anche aprire un'attività imprenditoriale soggetta a autorizzazione poteva andare incontro a quella. Benissimo, ho detto. Ovviamente mi sono trovato un poco spiazzato dal fatto che c'era molta preoccupazione che si allargava forse impropriamente l'area del controllo. Però anche qui, e voglio ricordarlo, c'è stata una fondamentale attività del Consiglio di Stato, che prima in sede consultiva e poi in sede giurisdizionale ha difeso l'89 bis e poi è stato difeso anche dalla Corte Costituzionale con ben 3 sentenze. Ecco, quindi questo è. Però va migliorato il sistema, per fare in modo che le informazioni in antimafia, diciamo questo strumento che ho già detto prezioso e credo che sia ormai abbastanza entrato nella comune opinione, la sua indispensabilità, ecco, possa finalmente liberarsi dallo stigma di essere uno strumento soffocatore della libertà economica. Vi ricordo che i parametri costituzionali che furono portati al giudizio della Corte, dal Tribunale proprio di Palermo, sull'89 bis, la sentenza 57 nasce dall'89 bis, furono due, il 3 e il 41, articolo 3 e l'articolo 41, di uguaglianza e libertà d'impresa. Questi erano i parametri interposti che praticamente venivano portati al giudizio della Corte Costituzionale. Ecco, io penso che vada migliorato il sistema, ancora perfezionato, per liberare definitivamente questo strumento da questo stigma che si porta appresso e che piano piano sta cercando di recuperare grazie a tutti questi interventi copiosi
normativi, giurisprudenziali, che lo hanno in parte riscattato da questa cattiva fama che si trascinava addosso. Chiudo soltanto con una cosa. No, ma perché dici soltanto come pensate di sistemarlo? Dilla tutta. No, dai. Poi mi vuoi far spoilerare sì, l'intervento? Sì, spoiler, dai. Così come valutiamo. Allora, diciamo, come sanno... Vuota il sacco. Avanti. Vuota il sacco. Come sa bene il consigliere Piccirillo, capo di gabinetto della giustizia, io insomma mi sono confrontato con il ministero che inevitabilmente deve avere l'ultima parola sulle norme per la funzione che svolge, ma anche per la materia che viene toccata, noi pensiamo modestamente di modificare due o tre cosette, ecco, sulla informazione. La prima è raccogliere il monito della Corte Costituzionale. In quella sentenza preziosa che il presidente Cartabia aveva diciamo adottato, credo, non mi ricordo se a gennaio 2020, insomma adesso non ricordo la data, è la 57 sicuramente, praticamente dice: guardate, ma fate in modo che anche nel sistema amministrativo venga ad essere introdotto quella disposizione o la disposizione analoga che esiste per la prevenzione giurisdizionale, il 67,5, cioè la possibilità che se quell'attività che viene incisa con una informazione è l'unica attività che dà reddito all'operatore e alla sua famiglia e quindi sono gli unici mezzi di sostentamento di cui egli dispone, ecco, vengano sospesi gli effetti della misura, come è prevista l'esclusione dei divieti e delle decadenze dal 67,5, si faccia altrettanto per le informazioni antimafia. E va bene, cioè una misura di addolcimento, di umanizzazione, diciamo così, della misura, e questo sicuramente secondo me può farsi, anzi va fatto. D'altra parte la sentenza da questo punto di vista esprime un monito, dice valuti il legislatore, e il legislatore siamo noi, secondo me deve valutare, non può far cadere nel vuoto questo invito. La seconda, cioè diciamo allargare il contraddittorio, è un po' asfittico questo sistema del 91,7, quindi allarghiamolo, facciamolo respirare un po' di più, quindi prevediamo che lo si faccia diciamo quasi costantemente, salvo che non ci siano quelle esigenze di protezione dei dati, di escludere una discovery anticipata di quelli che sono gli elementi, allora per i quali prevalgono, ritornano in auge, diciamo così, hanno premio le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e tu il contraddittorio non lo fai, quindi non vai a spoilerare quindi, nessuno degli elementi. Di regola contraddittoria, esigenze che non ricorrono esigenze specifiche, ovviamente valutate dal prefetto con il sostegno istruttorio e degli organi di polizia per questa via. La terza cosa, introdurre anche nel sistema amministrativo delle informazioni antimafia una misura che sia una tertium genus rispetto alle due. Voi sapete che con la riforma del codice antimafia il sistema è binario, interdittiva o liberatoria. E questo tuttavia irrigidisce un po' il sistema stesso. Noi ci siamo persi, ma necessariamente ci siamo persi, perché andavano eliminati, perché era un residuato un po' barbarico che andava tolto per tanti motivi che poi, se volete, quello che si chiamavano le informazioni supplementari atipiche, forse qualcuno che più bazzica, si chiamavano supplementari perché erano aggiuntive, erano atipiche perché non avevano gli effetti tipici dell'informazione interdittiva, era come dire... Sul conto di questo soggetto non ci sono elementi che porterebbero a un'interdittiva, però puntini puntini, c'è questo, c'è quell'altro, c'è quest'altro ancora. Cioè si raccoglievano elementi magari non inferenti rispetto al rischio o al tentativo di infiltrazione, ma e tuttavia, vedete, veniva messo in, diciamo da questo punto di vista, si introduceva e si riportava nel sistema delle interdittive un vecchio articolo, l'articolo 1 septies del decreto legge dell'82, quello che costituì l'alto commissario. L'alto commissario antimafia è il padre, diciamo la figura paterna di tutti i prefetti che fanno antimafia ormai nel nostro sistema, perché nacque come un organo di intelligence, sostanzialmente intelligence informativa, che si rivolgeva al mondo dell'economia, si rivolgeva anche al settore del credito e poteva colloquiare con questi settori per allargare la rete della prevenzione antimafia. Fu una giustissima intuizione. Poi, ovviamente, sapete, le vicende portarono 10 anni dopo l'istituzione, nel 92,
all'abolizione dell'Alto Commissario, le competenze vennero riassorbite dal ministro e delegate nell'esercizio ai prefetti, quindi oggi ce l'hanno i prefetti questo potere. Quindi si riportava in sistema questa norma e si diceva: guardate, cari prefetti, potete anche aggiungere alla stazione appaltante, sì, non ci sono gli elementi per un'interdittiva, però, come ho detto prima, ci sono altri elementi, valutalo tu, nei limiti della discrezionalità messa dalla legge, così diceva la legge appunto, se sono utilizzabili per impedire a quel soggetto che acquisisca quel determinato bene della vita. Potrebbe essere una commessa pubblica o potrebbe essere anche un atto, un'autorizzazione ad aprire un ristorante, faccio per dire. Ecco. Quindi questa norma, su questa norma si fondavano supplementari tipiche, poi abolite, quindi oggi il sistema è binario. Ci siamo persi però una flessibilità del sistema, cioè in tutti i casi di agevolazione occasionale, cioè gli stessi casi che portano al controllo giudiziario. Manca una norma gemella, chiamiamola così, una norma analoga, che diciamo umanizzi il sistema e diciamo renda possibile una risposta diversa al prefetto. Anche lo gradui. Cioè, il prefetto non ha soltanto interdittiva. Lo grado. È una messa alla prova, tra l'altro. Non è una cosa. Agisce nella stessa ottica del controllo giudiziario. È una messa alla prova dell'operatore, con la possibilità che, esaurita la prova, ci sia o un ritorno in bonus dell'impresa, ovvero se questo ritorno in bonus non si ha, anzi si capisce già prima che non si può avere perché è tutt'altro che occasionale quella infiltrazione. È tutt'altro che occasionale e quindi è pervasiva e sistemica, allora si arriva direttamente all'interdittiva, cioè si decide subito il nudo e si sceglie la mano forte, in quel caso senza esitazione. È quello che è accaduto nella giustizia ordinaria, di graduare, non solo confisca ma anche amministrazione giudiziaria e controllo. Esatto, anche qui diciamo c'è un tentativo. La dottoressa De Simone già ribolle, perché tutto ciò che è graduale per lei... Lo so, però, ecco, io capisco che c'è questa cosa, questo ribollimento, però capisco anche una cosa: se noi non operiamo attraverso questo tipo di manovra, diciamo, chiamiamola così, normativa, noi rischiamo che il combinato disposto di CEDU, Corte Costituzionale, eccetera, ci cancelli il sistema delle informazioni antimafia, cioè ce lo tolga definitivamente di mezzo. Quindi noi dobbiamo fare degli interventi ortopedici. Bruno, io ti toglierei la parola perché hai già dato un sacco di materiale. Lo so, ottimo. Sono contento e ti ringrazio moltissimo di queste anticipazioni. E quindi darei subito... Spero di prendere poco tempo. Volevo soltanto ritornare sui temi che sono stati toccati poi dai relatori successivi. Intanto, io credo che il sistema si basi su due tipi di intervento, uno amministrativo e uno giurisdizionale. Quello amministrativo è stato sempre, sto parlando ovviamente della prevenzione antimafia amministrativa, è stato sempre considerato una sorta di pronto soccorso, di first aid, di intervento anticipatorio a difesa sociale per proteggere certi interessi preminenti, l'ordine pubblico economico e quant'altro. E credo che possa rimanere a convivere tranquillamente con l'altro sistema, quello giurisdizionale. Ha ragione Costantino Visconti quando dice che dobbiamo preoccuparci di creare dei ponti di collegamento in maniera che queste due sfere, pur nella loro reciproca autonomia, comunque non vadano a confliggere per qualche aspetto. Io quando parlavo del controllo giudiziario non guardavo bene da dire che bisogna, diciamo, superarlo, tutt'altro. Mi ponevo l'obiettivo di fare in modo che, per esempio, come adesso è conformato il controllo volontario, che richiede necessariamente, per esempio, la impugnativa dell'informazione interdittiva, ecco, non possa presentare delle forme di strumentalizzazione, di strumentalità, e quindi anche questo è un tema su cui ragionare. Volevo poi, veramente chiudo, dire riguardo ai temi che sono stati toccati soprattutto dall'avvocato, che la possibilità di misure preventive e non spossessatorie di origine amministrativa e su proposta del prefetto esiste già nel sistema. È l'articolo 32 del decreto legge 90 del 2014, e anche lì il prefetto interviene con misure terapeutiche, se vogliamo, no? Per proteggere l'impresa. Quindi, diciamo, quello che noi vorremmo importare nel sistema è già c'è su quel versante. E potremmo, diciamo così, in qualche modo allargarlo anche nel momento in cui il prefetto si viene a conoscere di una situazione
potenzialmente di occasionalità. Dunque, permetta, il procuratore lo vuole. Cioè, è chiaro, c'è il tema di che cos'è l'agevolazione occasionale, grandissimo tema, ci sono studi penalistici importanti, io non ho la competenza per entrare in questo dibattito, però dico, nella mia prospettiva, è che noi non vogliamo, certamente non abbiamo certamente la pretesa di volerlo definire in sede amministrativa l'agevolazione occasionale, però tuttavia se c'è un chiarimento riguardo al tipo di infiltrazione che è stata riscontrata in sede di accertamento amministrativo, e questo chiarimento può portare a evitare quell'errore che diceva prima Costantino e credo anche l'avvocato Maiello, cioè adottare un provvedimento che non sia, diciamo così, vessatorio nei confronti dell'imprenditore, quando ci sono dei casi che in questo saggio che tu, Costantino, hai contribuito anche tu da parte tua, cioè per esempio ci sono dei casi che sono stati molto ben esaminati da Bivona, che è proprio dell'Università degli Studi di Palermo, e che qui credo in sala, riguardo a tre casi specifici. Ecco, tre casi specifici. Uno nasce dall'applicazione del decreto 90, uno nasce dall'applicazione del controllo giudiziario e un altro nasce dall'informazione interdittiva. Ecco, tre diversi scenari. Bisogna riportare unitarietà e coerenza a questi tre diversi scenari. Ma perché questo ti dico, perché l'ho imparato poi dai miei amici colleghi aziendalistici, perché l'idea è che l'organizzazione, lo diceva bene Piccirillo, sugli enti può dare un contributo. È sempre lo stesso prodotto, bisogna capire quando piazzarlo, no? Certamente. Scusate.